tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder. Io sono la Pagni. Oggi ragazzi oggi siamo qua ragazzi ad aprire tre bauli della Pami, ragazzi, nel suo profilo. Già li state vedendo. Spiegali cosa dobbiamo aprire. Dobbiamo aprire il baule del clan, il baule magico e il baule gigante. Non lo sa. Oh, se l'è ricordato! Baule del clan 10 su 10, baule magico e baule gigante. Senti, c'hai 100.000 di gold. Una missione, poi se riusciamo... Cos'è che abbiamo qua? Wasabi! Ottieni 9 corone nella sfida leggendaria. Ma perché c'era uno? Non lo so, ma ci buttiamo... Non riusciamo ad aprire il cangiante, ci proviamo subito, fammi vedere se riusciamo ad aprire il cangiante, questo non lo so, no, gioca 10 normali, 1 versus 1, direi che non riusciamo adesso, fa niente, aprine uno che poi giochiamo, dai, quale apri? Quello scrauso. Che schifo, apri l'argento, 72 di gold. 12 orda. Queste mi servono a me. Dovresti imparare ad usarla. E uso quella normale. Due stregoni. Dai, aprene uno più bello per i ragazzi. Dai, aprene uno più bello. Subito così. Il giant. Per te. 924 di gold. Bene. 50 pipi. Molto non bene. Fare le facce ambigue. Non faccio le facce ambigue. Una furia. Dai, devono arrivarti. 85 barili d'ossa. Potenzialo questo. Che merda, 62 rocket, sì. Ragazzi, vabbè, mettiamo il suo deck principale e andiamo a farci una bella partitozza, ragazzi, col giant all'11, la doppia strega, speriamo che fermenti, dobbiamo la leggendaria, ci serve la leggendaria, magari nel baule. E dove la devi trovare? Sotto casa? Nel baule del clan. Siamo contro Mario Cemen 97 dei German Aubitz. Ah? Cosa? Austrinz. Vediamo se riusciamo ad andare. Attenzione. Go. Aspettiamo un attimo che la torre Loki. E poi si parte, ragazzi. Andiamo a palafocare quel moschettiere all'otto che dà solo fastidio. Bene così. Dietro lo spirito del ghiaccino. Purtroppo la capanna si rivela molto dura da tirar giù. Cerchiamo di liberare la morsa dell'orda da parte del giant. Adesso io sto imparando ad usare l'altro deck. Faccio fatica, andiamo avanti, vediamo di... Comunque ancora inviolate le nostre torri, assolutamente niente di preoccupante, questo è un livello 10 tra l'altro, vediamo di andare dentro con una bella strega notturna, ok, così lui entra. Morde con quella capanna dei barbari. Va benissimo perché arrivano i barbari, noi possiamo fare prot, caballeros davanti, lui so... che vorrebbe giocare le freccioline e noi li apriamo col giant dall'altra parte. Quindi possiamo anche giocare degli sgherri. Lui dice... Vediamo un pochettino. C'ha l'ordona di sgherroni. Prot, la zappa al 12 della Pami, ragazzi. Il devasto sotto forma di spell, ragazzi. C'è il giant che continua a colpire la torre e la tiriamo giù. Without problem, senza problemi. Via anche il moschettiere, la capanna in un colpo solo. Via. Un barbaro correndo. Questo qua adesso lo tirano giù. Siamo ancora inviolati. Non so se hai notato che non è stata assolutamente toccata la torre né di si è svegliato questo qua. Si è messo la capannina. Si è ricordato che aveva la capanna dei goblin. Aspettiamo un secondo. Facciamo mega giant davanti proprio a sfregio. E strega la giochiamo di qua, benissimo. Seconda strega invece dall'altra parte, spirito del ghiaccio per l'orda, vediamo se arriva. Eccola lì l'orda di scheletrini, bene che si va ragazzi. Di nuovo attenzione, un po' di casino là in centro, non c'è problema. Ma infatti tu sei a 4060. Vediamo un po'. Aspetta. Potresti aver ragione. L'altro lato. Aspetta un attimo. Bene. This is a big problem. A really big problem. Oh my god, what can I do now? We try to shot a fireball. Benissimo, malissimo. 7-6, che fatica. 5-4-3. Oddio, 1 prot. Per fortuna che hai le carte overpower. Andiamo a portarci a casa la partitella. Bene così. Solo un argentino per te. Direi che si può aprire.
Come il baule vuoi? Del clan. Vuoi il clan per la poi? Sono tre giorni che mi dice: fai il video per aprire il baule del clan. Dai. Abbiamo finito ieri. Ah, allora è solo un giorno. È che mi stressi come se fossero tre. Allora, 7 skip, 1620 di gold. Cosa sono le skip? Le aperture del baule. Bravissima. Ma mi prendi per scena? Ti faccio dei piccoli quiz mentre apri le cose. 14 Tesla le usavo una volta. Nel 32. 38 goblin lancieri. C'era la Pami nel 32. 42 scariche. Ce l'hai quasi al 12. Vergogna. 71 arcieri. Molto goodi, 71 arcieri, molto good. Oh, Asabi! 75 spiritini che io uso. Tanta roba. Ah, non c'è la leggendaria. No, che sfiga. 27 capanne dei goblin. No, sono le capanne di giallo. E tre archi. Oh. Vabbè, prima di andare ad aprire il baule più interessante. Cioè, non ho trovato niente, ragazzi. Miei. Andiamo a farne un'altra. Forza che la vinciamo. Siamo contro Alkai. Io S2 S-Hits 5-Hits dei Magyar Van Drorok. Allora, è una SZ quella alla fine. Non so né dove tu abbia visto la X. SZ. Sì. Faccio fatica a fare i video con la Pami, ragazzi, è difficile. È difficile. Cerchiamo benissimo, ragazzi. Attenzione alle guardiole. Abbiamo la strega che va molto tranquillamente e al contempo ambiguamente. Potremmo aspettare un secondino. La strega continua a sparare. Gliene piazziamo di fianco un'altra. Guardali le due streghe. Il caballero non ci preoccupa, strega che si gira, se ne va di qua. Andiamo a fermare l'Hog Rider e non riusciamo ad entrare. In realtà, sebbene c'è un ingresso adesso degli sgherrini, oh, spreca una zap. Va bene. Ha sprecato una zap. Non ti preoccupare. Sì, te che usi i deck, che non so come fai ad usare questi deck. La Pami usa i deck in base a quanto gli piacciono le carte, ragazzi. Se non le piace una carta, non la uso. Non è vero. A parte il gigante con le seghe, le altre carte a me non è che mi garbano. Allora scegline altre un po' più serie. No, ma sono giuste, sono le streghe e il gigante. Il gigante te lo concedo all'11, è overpower, va benissimo. Però fa niente, andiamo avanti sempre con il gigante all'11 overpower. E direi di aprire di nuovo così. Cosa stai dicendo? Allora, ragazzi, l'arco in mezzo, come si giocano le frecciate, perché fa sto stronzo. L'arco X della Pama raffica. Niente, non gli facciamo assolutamente niente. Partita molto, molto noiosa. Se devo essere sincero, riprovo con un giant. Lui va con lo spiritello ghiacciolo. Bene così. Lo spiritello ghiacciolo. Vai con gli sgherri. Lui non credo abbia una zap sufficientemente interessante. Buono. Siamo dentro noi adesso. Qua ti serviva una gang al posto del cavaliere. Te lo posso dire, perché sto imparando ad usare la gang e secondo me ci stava di brutto. Qua andiamo invece a danneggiare. Via il cavaliere. Vai la strega dentro. 1460. Hanno fatto un po' di male. Le famose banane di Re Artù, ragazzi. Vediamo di qua. Già impressionato lo spiritino. Non lo deviamo. Dovrebbe ripartire con la Tesla. Mettiamo una strega subito pronta. Bene così. Ok, la Fireball ci sta. Andiamo con gli sgherri. Ce ne sono due che sono andati sulla torre, ragazzi. Bene così. Andiamo a zappettare. Prot. 191. Sei a portata di Fireball. E andiamo a chiuderla. Così la partita. E vai. E dai. 2 su 2. 2 su 2. Attenzione. Speriamo che adesso il baule viola porti qualcosa di interessante. Non è interessante, sugoso. Sugoso. Dai, vediamo come va. Allora, 7 skip. 1120 di gold. Buono, c'ha 100.000 di soldi, non sappiamo come fa. 9 goblin lancieri. Non male. 11 cavalleros. Devi cambiarli con la gang. 16 Zuder Royale. Grazie. 21 barbarini. Paura che non c'è. Ma sono un'unica sfigata che non trova su niente. Su 3 bauli fighi neanche una leggendaria. 44 pipi come prima. Aia. No. Oh! Tori, speriamo le streghe. No. Però potresti usarla la furia. La furia come Isadora, che c'ha le due come me le streghe e c'ha la furia. Perché la furia ci avrebbe senso. Beh, ragazzi, direi che
Sebbene le partite siano state vinte, purtroppo non abbiamo trovato niente di bello. Però fa niente, ci siamo comunque divertiti assieme. Beh ragazzi, noi vi ringraziamo tantissimo. Speriamo che questo video vi piace, mettete come sempre un bel like. Anche più di uno. Al canale. Bravi. E attivate sempre la campanella, che dovrebbe... raga, per essere aggiornati. Va bene, va bene. Noi ci vediamo presto. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.